possiamo fare una tenaglia. Maroni a Milano, con la Lombardia, con la regione Lombardia e altri a Roma, fare una tenaglia contro un nemico mortale nel nord di Roma, insomma, quindi bisogna tenagliarla. Noi andiamo per una grande battaglia. Quando ho parlato di Padania, poi l'abbiamo cercato, io ho cercato sulle leggi europee previsto che nasca un'euro-regione o macro-regione, euro-regione tecnicamente, per cui le regioni di due paesi contigui possono unirsi e avere un organo di governo. La maggior parte delle leggi tedesche le fa l'organo dell'euro-regione olandese-tedesco. C'è una regione olandese e una tedesca, si sono unite oggi hanno un Parlamento. Funziona come un Parlamento che se fa le leggi, c'è più bisogno di andare a Roma se c'è l'Euroregione, no? E Maroni sta portando avanti questo progetto. Chiaro che deve vincere, deve diventare governatore della Lombardia, perché la Lombardia ha già firmato, diciamo, c'è già stata. 4 mesi fa in Svizzera c'è stato proprio l'accordo a Bad Ragaz, c'è stato l'accordo tra Lombardia, Veneto, Piemonte e Svizzera e le regioni austriache e la Slovenia e tutte le regioni sud della Francia, di cui il presidente Cotta, che non è solo presidente del Piemonte, è anche presidente delle regioni sud della Francia, sono venuti e hanno firmato la nascita dell'euro-regione, della macro-regione padano-alpina. Adesso tocca a portarla avanti, a renderla concreta. Tocca a Maroni, tocca al governatore della Lombardia, quindi Maroni deve vincere, volente o nolente dobbiamo farlo vincere assolutamente, perché qual è il passaggio fondamentale?